la nostra fonduta di gorgonzola. Ciao bamboline. Follettini e follettine, buongiorno. Signori, buongiorno e bentornati nella mia cucina, bentornati in un nuovo video. Oggi è domenica. Voglio preparare con voi, andremo a preparare insieme una delle paste che ho scoperto da poco, comunque che l'ho fatta una volta nella vita. Ho scoperto essere di una ruffianosità, di una golosità, ma soprattutto di una domenicalità assurda. Andremo a preparare una pasta, come avrete visto dall'intro, andremo a fare una pasta con una crema di patate, salsiccia e fonduta di gorgonzola. Il gorgonzola io glielo vado a mettere a fonduta solo per una questione scenica, ma adesso, come vi dirò nel video, potete tranquillamente andare ad aggiungerlo al sugo e fare tutto il lavoro. Cominciamo subito con la lista della spesa, cominciamo a sbucciare le patate, partiamo con la cottura, che non è una ricetta lunga per nulla, però la pasta ci vorrà un 12 minuti, esatto, quindi portiamoci avanti, lista della spesa. Ma prima della lista della spesa, come ogni volta, io vi volevo ringraziare per il supporto che mi state dando, per i like, i commenti, le condivisioni dei video, per una semplice visualizzazione. Volevo rinnovare l'invito, per chi ancora non l'avesse fatto, a iscriversi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornati sugli scorsi, lasciare un cuoricino e commentare scrivendomi. Facciamo una cosa, il prossimo video lo fate voi. Commentare scrivendomi qual è la ricetta più golosa, ruffiana, o la ricetta con cui siete in fissa ultimamente, e cercherò di rifarla quanto meglio e soddisfarvi virtualmente e accontentare anche gli altri. Lista della spesa. Allora, la lista della spesa è 150-200 grammi più o meno di pasta, un pezzettino di gorgonzola da circa 80-100 grammi per fare la fondutina, salsiccia ne vado a utilizzare un pezzettino da circa 100-120 grammi, comunque la metà del peso della pasta, una patata da circa 150 grammi più o meno e delle noci. Allora, come prima cosa andiamo a pelare e a tagliare a quadratini piccolini piccolini le nostre patate, così faranno un attimo a cuocere. Per ottimizzare la preparazione, la patata io la voglio andare a cuocere microonde con un goccino d'acqua di cottura della pasta, così avremo già il boccale dove andremo a frullare, e intanto ci portiamo avanti calando la nostra pasta. Acqua salata, caliamo la nostra pasta. Facciamo piccole piccole. Acqua di cottura e via il microonde. Salsiccia, andiamo a togliere dal budello. Padella calda senza olio. Andiamo a sgranare la nostra salsiccia e non la tocchiamo finché non diventa ben rosolata. E mentre lei va, in un pentolino mettiamo un goccio di latte e circa il doppio del peso del latte in gorgonzola. E lo facciamo andare piano 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 piano. La salsiccia la dobbiamo far andare senza toccare. Perché? Perché se noi adesso andiamo a smuoverla, vi rendete conto che andandola a girare, essendo fredda, va a dare uno sbalzo termico alla nostra padella, andandogli ad abbassare la temperatura e andando a far sì che la salsiccia venga bollita, rilasci maggiore dei suoi liquidi e non venga bella rosolata come la vogliamo noi. Non la tocchiamo, quando vediamo che un cicciolino comincia a diventare bello dorato, andiamo a smuovere, smuovendola tutta, sfumiamo e andiamo ad aggiungere la nostra crema di patate. Quando la nostra salsiccia risulterà così, sfumiamo con un goccio di vino e dopo circa 3 o 4 minuti di cottura le nostre patate sono cotte, le frulliamo. Con quella quantità, quindi superando di poco, noi siamo riusciti a ottenere una crema di patate con la consistenza perfetta. Quindi l'acqua era poco sopra il livello delle patate. Ben rosolata. Aggiungiamo la crema di patate. Un mestolino d'acqua e andiamo a farci il fondo di cottura. Qua intanto teniamo dietro la fondutina a temperatura dolce. Quando la nostra pasta mancherà un minuto circa di cottura, andiamo ad ultimare all'interno e la andiamo a portare a cottura con un goccino d'acqua, un po' di verde con del prezzemolo. La nostra fonduta, vedete, dopo poco è bella cremosa. Adesso la facciamo raffreddare e lei stringe. E fuori dal fuoco una presa di grana. Nostra pasta. La nostra fonduta di gorgonzola.
Questa è la nostra pasta. In 12 minuti, scarsi. Eccoci, domenicale. Questa gli dà quel tocco. Così è nettamente meglio. Questa è la semplicità che con salsiccia e un pezzettino di patata invece riusciti a fare una crema con praticamente solo quello. Volendo potevamo arricchirla, come vi ho detto, con il gorgonzola, al posto che fare la fonduta da mettere in parte, però avete visto, lo mettete sul fuoco, una parte di latte, due parti di formaggio, lo fate andare piano 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 piano, all'inizio sembrerà liquida ma una volta che il gorgonzola torna a diventare freddo stringe la salsa e diventa cremosa, come avete visto. Se non avete sbatto, se volete fare una preparazione in meno, una volta che mettete la crema di patate, il gorgonzola insieme, coprite, fate fondere dolcemente, avete già la vostra base con il gorgonzola. Se fate una roba del genere andate a servire al tavolo, secondo me è tutta un'altra cosa. E con questo qua io vi saluto e vi ringrazio. Signori, il video è finito. Come avete visto sono stato, guarda che bello, guarda com'è creamy. Sono stati pochi passaggi, come avete visto siamo riusciti a ottimizzare la cottura delle patate in microonde, ci siamo portati avanti con la cottura della pasta. Se non avete sbatto di fare queste preparazioni, mettete le patate direttamente nell'acqua e le scolate. Mi raccomando, le patate mettetele dentro un colino, perché sennò poi a raccogliere diventate matti. E non, mi raccomando, non buttate l'acqua della pasta, perché sennò dovete farla ribollire. Il video è finito. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi abbia intrattenuto o semplicemente dato anche solo uno spunto che vi abbia arricchito. Se così è stato, vi invito a supportare il video lasciando un mi piace, scrivendomi qual è il vostro piatto godurioso domenicale preferito, e ve lo rifarò, e ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornato sugli scorci. Ciao bamboline! Ciao bamboline!